Buongiorno, e faccio ancora un video così per intravedere, diciamo, ancora brutte giornate che mi perseguitano. Ho ricominciato a lavorare perché è giusto così, perché se non guadagno più niente questa estate. Adesso comincio, sto andando solo la sera e poi venerdì, sabato e domenica ci faccio tutto il giorno, non so se riesco a leggere, perché avevo preso più di 130 antibiotici e tantissime medicine per il cuore, per la pressione, per la circolazione, per cui mi sono distrutto fisicamente. Mentalmente sono molto stanco, ma devo ritornare a lavorare, alla vita. Vabbè, faccio ancora un altro video, supportate ancora con pazienza le mie triste avventure. Sorridiamoci sopra, dai, io penso comunque tutto abbastanza... Sì, sono scoglionato, però sono anche ansioso, ma... La prendo. Ciao ragazzi, seguitemi. Grazie. Sono arrabbiato, sono distrutto, sono stressato. Non ce la faccio più. Stamattina ve l'ho chiamato per andare a lavorare, ma ho la gamba ancora che mi fa male e ci proverò. Proveremo ad andare a lavorare. È un'altra brutta giornata anche oggi. Me ne succederanno sicuramente di tutti i colori. E va bene così. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ieri sera sono andato a lavorare, ho dato una mano e già mi è spuntata questa rossatura. Non lo so, vedremo cosa succederà ancora oggi. Wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the amore. E vuoi bene a papà? E dimostra che vuoi bene a papà. Mi vuoi bene? Sì. E dai, quanto mi vuoi bene? Oh, grazie di questa carezza, grazie amore. Worse, there's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel his tense, don't know the consequence, the volatility. Una bugiatura terribile sotto la mammella. E più vedete c'è una botta. E se il giorno della settimana abbiamo una settimana, una botta non so come l'ho presa, sul lavoro ovviamente. E a un certo punto il ragazzo mi ha spinto contro il bollettore dell'acqua, adesso sono tra due territori che è così. La giornata comincia sempre male.
Dai, forza ragazzi, c'è Topino dietro, non lo vedi? È lì davanti, dai, prendilo, forza ragazze, ma lo vedete Topino? Come no? È lì, dai, davanti a voi, davanti a te c'è Topino, dai, e prendilo, non lo vedi? Vabbè, papà scherzava. Non c'è nessun topino, dai, non c'è nessun topino, scherzavo. Ormai la gamba è quasi guarita. C'è ancora la ferita, ma diciamo il buco ormai si è chiuso. C'è ancora pochi centimetri di distrato una volta chiusa la ferita. Poi rimane un po' questa circolazione qua, ma il più è passato, ormai la gamba si sta rimettendo a posto. Grazie a tutti per il pronto soccorso da Benga.